Ciao a tutti, oggi vi mostro come preparare delle polpette di tonno facilissime, buonissime e leggere. Gli ingredienti per 8-10 polpette sono: dopo aver sgocciolato bene il tonno, lo metto in una ciotola. Dopo aggiungo circa 3 cucchiai di parmigiano grattugiato, un uovo, un cucchiaio di pan grattato. Se l'impasto poi dovesse risultare troppo liquido, potete aggiungerne dell'altro, e una puntina di sale, e inizio ad amalgamare. Dopodiché andrò ad aggiungere anche del basilico spezzettato. Amalgamo bene con una forchetta in modo tale da schiacciare bene il tutto, ed ecco qui, dopo aver impastato bene abbiamo ottenuto un impasto facile da lavorare con le mani. Formo la mia polpettina e la ripasso nel pan grattato. E continuo così con il restante impasto. Ed eccole qui, le mie polpettine sono pronte, le lascio riposare in frigo per mezz'ora. A questo punto possiamo cuocerle. Io ho deciso di cuocerle in padella, ma voi se volete potete cuocerle tranquillamente in forno a 180 gradi per 20 minuti. Io non avevo voglia di accendere il forno e quindi le ho cotte in padella, ma se le volete un pochino più leggere, cuocetele in forno che sono davvero ottime. Le cuocio un paio di minuti per lato e voilà! Le mie polpette al tonno sono pronte. Come avete visto, sono davvero facilissimo e si preparano in pochissimi minuti. Vi consiglio di provarle. Io le accompagno solitamente con una cremina fatta con peperoni. Avevo dei peperoni già pronti, peperoni con cappere e olive, ho frullato il tutto e ho ottenuto questa salsina. Vi consiglio di provare queste polpette con una salsa di peperoni, sono davvero deliziose. E niente ragazzi, io spero che questa ricettina semplicissima e buonissima vi sia piaciuta. Se provate a farle, scrivetemi tutto nei commentini oppure taggatemi in Instagram con le vostre foto. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!